L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. È la scelta giusta! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, benvenuti in un nuovo appuntamento con il nostro 60 News, un argomento differente ogni sera e questa sera è alquanto complessa la trasmissione, ecco perché vorrei bruciare le tappe, dir poco in premessa perché basterebbe solo il nome, quello che poi è evidenziato sotto pancia è Torna Insieme Si Può. Adesso ne parleremo con chi sarà protagonista, anche non soltanto i comici, i cabarettisti che sono soliti intervenire, ma anche con chi ha organizzato, con chi ha sostenuto questa manifestazione. Intanto c'è l'organizzatore qua in studio, Francesco Minici, che inquadriamo e salutiamo. Buonasera. Ecco, organizzatore, SIULP, associazione Insieme Si Può, ora parliamo di tutte queste cose. Poi abbiamo Domenico Cartolano, che è consigliere comunale a Roccella Ionica, perché ovviamente è partner, tra i grandi sostenitori c'è ovviamente il comune di Roccella Ionica, ma non solo, e avremo altri sostenitori tra poco collegati, anzi qualcuno è già collegato. Poi avremo anche dei contributi con i cabaretti. Ecco, sono tante le cose da dire, Franco, allora bruciamo, come dicevo, ogni premessa, poi magari tutto quello che sarà da dire emergerà nel corso della nostra conversazione. Da dove cominciamo? Intanto tornare dopo il peso subito della pandemia, di tutto quello che è capitato, tornare e tornare col sorriso ha un significato che già di per sé è incommensurabile. Sotto il profilo personale invece cos'è questo ritorno? Cosa significa? Guarda, comunque tornare con il sorriso, diciamo che quello che è il messaggio che è sempre trasmesso Insieme Si Può. Noi parliamo di argomenti particolari, spesso anche tristi, no? Perché si parla di criminalità, anche di vittime della criminalità, ma inserendole in un contesto ludico, divertente con la comicità, ecco, si cerca proprio di dare questo messaggio, di esorcizzare quella che è questo alone di timore che poi la criminalità cerca di trasmettere ai cittadini. Quindi ritornare dopo questo momento triste di pandemia che ha mietuto
causato purtroppo molte vittime, ha fatto soffrire molte persone, ha portato delle privazioni nella parte, nei cittadini, no? Che l'hanno insomma mal sopportata questa storia. Ritornare con il sorriso e con la comicità è una delle caratteristiche di Insieme si può. Personalmente sono profondamente soddisfatto, perché è una creatura che nasce da me da oltre 20 anni. Da 20 anni sì, dal 2001 che c'è Insieme si può. E ogni anno ci dice qualcosa, ci comunica qualcosa, ogni anno, sostiene qualcosa. Certo, quest'anno comunque, cosa ci vuol dire Insieme si può? Il messaggio è, diciamo, sempre lo stesso: cercare di stare accanto ai cittadini, creare questi momenti di comunione, di aggregazione tra i cittadini e le istituzioni, no? Quello che è anche la mission della polizia, la polizia di prossimità, il poliziotto di quartiere, sono tutte queste iniziative che sono nate da parte della Polizia di Stato per cercare di stare accanto al cittadino. Quello che abbiamo fatto noi Insieme si può, insieme al sindacato della Polizia di Stato, il SIULP, che mi onoro di rappresentare, è quello là di dare, ecco, un'impronta diversa, magari facendo vivere momenti di insieme ai ragazzi e ai cittadini, evitando la parte accademica, la parte dove c'è dei convegni, insomma, ecco, cercando di vivere momenti reali, di relazione diretta con i giovani, in modo particolare nelle scuole. C'è il cuore SIULP non a caso, anche sul materiale divulgativo, perché anche il SIULP sul Reggio ha fatto iniziative simili a queste qua. Certo. Domenico Cartolano, allora il ruolo che riveste questo evento all'interno già di un calendario ricco? Intanto buonasera a tutti, ancora una volta grazie per l'ospitalità. Il comune di Roccella Ionica non poteva non sostenere questa come altre manifestazioni. Diciamo che questa acquisisce un significato ancora più pregnante proprio in ragione delle tematiche che comunque al pari delle altre assumono una grande rilevanza. Si parla quindi, devo dire la verità, si parla dal mio personale punto di vista di educazione, perché questa è una manifestazione che educa, che dà fiducia, come ha detto poco fa Francesco Minici, si fa riferimento alla polizia di prossimità, al poliziotto di quartiere, tutte figure che hanno uno scopo ben preciso, quello di infondere sicurezza e di creare ancora di più un collante fra la collettività e le istituzioni. Io guardavo poco fa la locandina, un logo, Insieme si può, che è significativo, è significativo perché la prova provata è che assieme si possono raggiungere determinati obiettivi, e ritengo che una manifestazione che dura da oltre da 20 anni non è semplicemente un fattore legato alla genuinità della manifestazione, è proprio un discorso di educazione che non conosce limiti, ha subito una battuta arresto anche mi sembra l'evento per via del Covid, certo, ma questo sì. Ha indotto, conoscendo Francesco Minici, a porre in essere tutte quelle attività, tutte quelle politiche che sicuramente daranno sfogo il 22 luglio con una bellissima manifestazione, e il comune di Roccella Ionica non poteva, ripeto ancora una volta, non sostenere questo evento. Ecco, sostenere significa quest'anno anche stare attenti, insomma, alle nuove normative, quindi dal punto di vista logistico è richiesto uno sforzo un po' particolare rispetto agli anni precedenti. Non c'è dubbio che come ho già avuto modo di dire anche in questa stessa sede, noi ci avviciniamo ad una stagione, anzi non ci avviciniamo, siamo già nel pieno, all'interno di una stagione estiva, e dobbiamo naturalmente farlo responsabilmente, quindi divertirci sì, ma responsabilmente, e abbiamo la fortuna di avere una struttura quale il Teatro Castello che è abbastanza molto capiente, e questo sono sicuro che assieme la collaborazione con l'associazione e ultimo ma non per importanza il buon senso che sono sicuro è insito in ogni cittadino, sono sicuro che ci sarà modo di divertirsi e di divertirsi responsabilmente. Non li abbiamo presentati, ma ci precipitiamo e lo facciamo in tempo reale, abbiamo degli ospiti, come dicevamo, Francesco Minici ad esempio, c'è autore, cabarettista, regista, e potrei continuare fino a questa sera a mezzanotte. Dunque Marzio Rossi, a proposito, per collegarmi a quanto, eccolo qui, per quanto atteneva Cartolano, a quanto diceva, responsabilità, irresponsabilità, quante ne ha, quante attribuisce al patron Francesco Minici che ha organizzato questo tipo particolare di manifestazione? Benvenuto da noi, Rossi.
Innanzitutto grazie e buonasera a tutti. Francesco, che noi chiamiamo, noi tutti comici chiamiamo con amicizia Ciccio, è l'anima di Insieme si può, è quello che oltre che a trasmettere la voglia di partecipare attraverso il suo entusiasmo sempre fortissimo, ci ha trasmesso il senso di questa manifestazione, che ogni volta che torna e viene raccontato ai comici per cercare di coinvolgere più persone possibile, anche intendo dire come artisti, riesce sempre a raccontarcelo nel modo migliore, cioè con l'idea di sensibilizzare per più possibile i cittadini verso questa lotta eccezionale che sta facendo la polizia, che sta facendo la parte più virtuosa dello Stato contro la criminalità. E noi abbiamo sempre con una gioia pazzesca, con una voglia di fare, e bisogna dire che voglio ancora ringraziare Francesco per quello che fa, sia per l'associazione e soprattutto per quello che fa nei confronti della cittadinanza. Noi, tra le cose che insomma ci fanno più convinti, è che il messaggio che ogni anno vuol darci Francesco, SIULP e insomma l'associazione Insieme si può, lo si fa nella maniera più furba possibile, insomma più efficace possibile, col sorriso. Fa bene quindi anche in questo modo a farlo, Rossi? Ma assolutamente sì, la comicità è sempre stato il modo migliore per comunicare. Infatti presente, ogni tanto capita, anche quando si vuol dire qualcosa di sconveniente a un amico, se si trova il sistema di farlo con il sorriso, con una battuta, si riesce magari a comunicare una cosa molto importante senza cadere nell'ansia, nella disperazione. Della comicità in questo caso è utilissimo per far arrivare soprattutto ai giovani, che secondo me sono il vero motore della nostra società, un messaggio importante. Quindi anche tutti i comici che parteciperanno alla serata hanno capito questa cosa e vogliono partecipare proprio per sfruttare una dote che hanno, per riuscire a mandare un messaggio forte a tutta la popolazione. Francesco Minisci, quante le memorie per questa nuova edizione? Cosa vogliamo ricordare? Solamente c'è un capitolo apposito. Non avevo studiato e quindi mi ha trovato al momento impreparato. Quindi cosa andremo a ricordare in questa? Esatto, cosa andremo a fare? Che quella poi ti ricorderemo, diciamo, quanti? La parte istituzionale all'interno della cornice ludica. Certo. Quest'anno allora faremo innanzitutto le premiazioni. Le premiazioni saranno una alla giornalista che scrive su Repubblica, che è nostra comprovinciale, che è Alessia Candeto, che è stata anche minacciata dalla criminalità organizzata per quelli che sono stati i suoi reportaggi, i servizi sui vari processi, sui vari mafiosi della zona. È un riconoscimento agli uomini e alle donne del commissariato di Siderno, ma inteso che simbolicamente viene dato al commissariato perché è presente sul territorio, ma è dato a tutti i poliziotti d'Italia, a tutte le forze dell'ordine d'Italia, per quello che è stato l'impegno ancora più gravoso durante questa pandemia, che ha messo delle restrizioni alla libertà dei cittadini, che hanno trovato sfogo purtroppo, ahimè, devo dire, spesso e volentieri contro coloro i quali tentavano di applicare queste restrizioni per il bene di tutti quanti. Nonostante ciò c'è stato tra l'altro anche un Eurispes ha valutato che c'è un alto indice di gradimento da parte dei cittadini nei confronti di quello che è l'operato delle forze dell'ordine. Quindi diamo questo riconoscimento che è giusto, doveroso, come abbiamo fatto negli anni passati, ad altre persone, altri soggetti, altri personaggi che sono stati importanti per la legalità, per la crescita sociale della nostra nazione. Io sono un poliziotto e sono orgoglioso quest'anno di dare questo riconoscimento a Siderno. Ecco, lei ogni anno nelle queste nuove edizioni di Insieme si può, insomma, parte da fondamenta abbastanza robuste. Quest'anno, ecco, da chi si fa sostenere quanti? Allora,
quest'anno abbiamo dal sospiro l'elenco è lungo, l'elenco suppongo. È lungo, cercherò di essere sintetico al massimo. Certo. Allora, l'iniziativa parte comunque da un input di un collega che è assessore al Comune di Reggio Calabria, che si chiama Giovanni Muraca. Sì. Che ringrazio e saluto, fantastico come sempre, e ha fatto la trend union tra la nostra organizzazione e quella che è la città metropolitana, strada facendo per una serie di situazioni che spesso la burocrazia aggrea, fa nascere così all'improvviso, si rischiava di non poter proseguire. Siamo stati salvati, proprio tirati dai capelli, dal fantastico sindaco Vittorio Zitto dell'amministrazione comunale, i quali si sono fatti loro carico poi di tutte quelle incombenze e quelle situazioni che erano necessarie e che saranno fatte poi successivamente, ma hanno consentito. Dato che l'ha aperta lei la parentesi, insomma, sì. C'è stata un po' di turbolenza nella fase organizzativa. Ma c'è stato sì. Durata poco, però. È durata poco, non era neanche una turbolenza, ci sono state dei problemi burocratici, ecco, chiamiamoli così, la faraginosità del, si può dire la faraginosità, sì. mi scuso, ma dico la faraginosità delle procedure spesso crea un collo di bottiglia, un imbuto dove tutto quello che dovrebbe scorrere velocemente poi si comincia a rallentare. Vabbè, tra l'altro poi a luglio ho iniziato alcune procedure, mi permetto di suggerire alla pubblica amministrazione di iniziarle un po' prima, nel periodo di luglio, se vuole fare qualcosa. E quindi ringrazio infinitamente il collega Giovanni Muraca, l'amministrazione della città metropolitana, anche ovviamente l'assessore Quartuccio che dovremmo avere da qui a qualche momento, sì, giusto? Sì, dovremmo avere il collegamento, che è stato fantastico anche lui a sostenere questo. Poi non so se posso proseguire, poi se sentire qualcun altro nel frattempo, non vorrei essere... Sì, posso andare, nel frattempo, dato che si parlava di uomini e donne della polizia, sì. Credo che insomma ci sia anche il collegamento con Giuseppe De Stefano, che è segretario provinciale SIULP Reggio Calabria. De Stefano, eccolo qui. Buonasera. Ma allora, questa preziosità, lo si diceva anche con Francesco Minici, questa laboriosità in un periodo lungo e delicatissimo che abbiamo attraversato, ecco, e in particolare il commissario Desiderio, questi uomini e donne della polizia, a loro che parole rivolgiamo? Intanto sicuramente rivolgiamo un grazie a tutti i colleghi, agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che ogni giorno garantiscono la sicurezza ai cittadini, all'utenza, tante volte anche a rischio della loro incolumità. E questo è un passaggio che io faccio sempre per sottolineare il contributo che danno, che diamo, perché anche io sono poliziotto, ogni giorno. Volevo ringraziare Francesco Minici e l'associazione Insieme Si Può per la realizzazione di questo evento. Io sono segretario del SIULP da qualche anno e della prima volta che mi accingo a partecipare e a contribuire alla realizzazione di questo evento, per cui non vedo l'ora che questo si verifichi. Questi eventi per noi organizzazioni sindacali sono fondamentali, perché fa tanto l'amministrazione per avvicinare i cittadini alla Polizia di Stato, alle forze dell'ordine. Il motto della Polizia di Stato, lo slogan, è insieme alla gente e quant'altro, ma il messaggio, il tentativo di avvicinamento ai cittadini nasce tantissimi anni fa proprio grazie al nostro sindacato, grazie a SIULP. Il sindacato, mi si concede una brevissima parentesi, nasce con la riforma del 1 aprile 1981. Nel momento in cui nacque il sindacato, i colleghi della Polizia di Stato, all'epoca si chiamavano Guardie di Pubblica Sicurezza, avevano un rapporto diverso con i cittadini da quello che hanno oggi. Avevano un rapporto diverso perché venivano visti da questi come gli antagonisti, come i tutori dello Stato, ma sotto forma di braccio armato. La nostra organizzazione sindacale, nel contribuire alla democratizzazione della Polizia di Stato, ha fatto un tentativo molto importante per far avvicinare i cittadini alle forze dell'ordine e soprattutto per fare in modo che i poliziotti stessi si considerassero dei cittadini in mezzo ad altri cittadini. Non mi dilungo oltre per quanto riguarda questo aspetto. L'iniziativa è importantissima, questa di Insieme Si Può, nel territorio della Locride. A Roccella, a Siderno, come a Reggio Calabria, come in tutto il meridione, purtroppo
la fanno tra virgolette da padroni, nonostante il nostro impegno mostruoso, le corsetterie della criminalità locali. Ma la cosa che è più dà fastidio in questi territori non è tanto il lavoro, la presenza criminale di per sé, perché ci siamo noi, lavoriamo sempre, prima o poi questo sistema lo scardiremo. Quello che dà più fastidio è la presenza di una cultura ndranghetista che noi dobbiamo sconfiggere tutti insieme, tutte le forze positive del territorio, e lo possiamo fare grazie a questi momenti, dialogando con i giovani, dialogando con gli studenti e favorendo questi momenti di vicinanza tra i cittadini e le forze dell'ordine. Ha preso un argomento importantissimo, adesso tra le altre cose noi sì stiamo affrontando questo insieme, si può un'edizione col sorriso in maniera abbastanza leggera, però ecco, se vogliamo un attimino essere più incisivi, invasivi, questo è un aspetto importantissimo che diceva De Stefano, grazie a questa attività, a tante altre attività, la cultura, la nostra cultura, quella dei calabresi, è notevolmente cambiata nell'ultimo ventennio. Siamo in un territorio a rischio, con mille difficoltà, la Loclide in maniera particolare, ma quanto ha notato che le cose sono cambiate, per come diceva anche De Stefano? Lei che è sul campo, che opera quotidianamente, mi dici, adesso un po' vesta ecco, i panni del poliziotto più che della... Sono e stanno cambiando necessariamente, cambieranno quello che c'era prima. Cioè, quanto funzionano queste manifestazioni? Funzionano assolutamente, io la prova provata che da 21 anni che vado nelle scuole e vedo, noto la differenza della parte dell'accoglienza, proprio la gioia che i ragazzi hanno nel riuscire, nel dialogare con le forze dell'ordine. Ovviamente c'è una peculiarità, no? Sì. Insomma, proporre ai ragazzi i convegni. Cioè, adesso la guardano in faccia, negli occhi, col sorriso, questi ragazzi, magari prima con diffidenza, con uno sguardo basso, cosa? No, ritengo che sia nel linguaggio, particolari atteggiamenti. Il linguaggio con il quale si approcciano, si pongono alla gente nei confronti dei ragazzi, bisogna accettare le critiche, bisogna vivere e parlare come parlano loro, non porsi in maniera cattedratica, accademica nei confronti dei ragazzi, perché vengono ad ascoltare i convegni perché sono costretti dalla scuola per i crediti formativi, eccetera. Il sistema che abbiamo adottato noi da oltre 20 anni, ecco perché la comicità, insomma i comici che io porto nelle scuole, eccetera, danno comunque un contesto completamente diverso che attira l'attenzione dei giovani. Cioè loro stanno con noi scherzando e ridendo, io mangio un aggancio speciale. Mi siedo a terra con loro, mi mangio il panino con loro, mi hanno invitato e mi hanno portato nelle gite dove io sedevo ai tavoli con i ragazzi, dove anche i docenti mi dicevano: signor Medici, mi sedete con voi? No, perché sono venuto per stare con i ragazzi, e non con i docenti, e accetto anche le critiche di quello che i ragazzi muovono nei nostri confronti e cerco di spiegargli per quale motivo alcune volte si adottano alcuni protocolli nei controlli delle strade o il comportamento di un operatore di polizia sul territorio è in un modo piuttosto che in un altro, spiegandogli quelli che sono i motivi che purtroppo ci inducono ad essere in un certo modo, e viene recepito in maniera fantastica, positiva, perché loro inizialmente hanno tentato di dipingerci i vecchi, gli anziani, gli avversari, come coloro i quali limitavano la libertà dei giovani. Vedendoci in maniera così molto soft, amichevole, cioè cercando proprio di creare questo momento di amicizia, di confronto alla pari con loro, quello che era stato insegnato viene a cadere. Io ho avuto dimostrazioni nelle scuole, non dirò il nome ovviamente, ma dimostrazioni in alcune scuole dove ragazzi appartenenti a famiglie mafiose conclamate, ma da generazione di paese ad alta densità mafiosa, addirittura scappavano dall'aula, perché io avevo degli incontri con delle classi, se ne andavano da quella classe per venire a stare con noi, a stare con me e a parlare con noi. De Stefano, fantastico, certo. De Stefano, non è la tribuna migliore questa, ma soltanto en passant e per pochi secondi. Quali problemi in atto, per capire meglio le azioni del SULP in questo tratto temporale? Quali problemi e quante prospettive per uomini e donne della polizia? Che momento stiamo vivendo? La strada, purtroppo, per quanto riguarda gli uomini e le donne della polizia di Stato, è sempre una strada di sacrificio. È molto sacrificante il nostro lavoro,
Spesso e volentieri, nonostante la grande voglia da parte dei colleghi di rendersi utili ai cittadini e la loro grande professionalità, ci riscontriamo con croniche carenze di uomini e mezzi. Ma questo purtroppo non soltanto sul territorio di Reggio Calabria, ma su tutto il territorio del nostro Stato. Nei prossimi anni andranno in pensione, si pensi bene, nei prossimi 10 anni andranno in pensione quasi 40.000 poliziotti. I nostri organici rischiano di essere azzerati. Noi come segreteria nazionale siamo una cucina di proposte e ovviamente cerchiamo di renderci utile all'amministrazione, cercando e tentando di creare i presupposti affinché la polizia di Stato non arrivi appunto al collasso. Siamo fiduciosi che le nostre istanze vengano ricevute. Nell'ambito dei nostri territori, ovviamente, come si fa in questi casi, cerchiamo di avere un atteggiamento propositivo nei confronti del questore Megale, proponendo sempre una migliore razionalizzazione delle risorse, che senz'altro può contribuire a migliorare il servizio da rendere all'utenza. Niente, purtroppo la situazione non è eccezionale, però notiamo un grande contributo e un grande senso di confronto da parte dell'amministrazione locale che ci lascia ben sperare. Non scendo nei dettagli sui servizi di controllo del territorio, sui servizi investigativi, perché diciamo, potrei parlare di alcune situazioni tecniche che potrebbero annoiarvi. Ripeto, il nostro ruolo è quello di tutelare gli operatori della Polizia di Stato nel tentativo di garantire loro i diritti, ma nel contempo anche quello di proporre all'amministrazione delle soluzioni. E noi siamo sempre presenti. Molto bene, grazie dottore Stefano. Adesso abbiamo uno tra, posso considerarlo uno tra i grandi amici, no? Di Insieme si può, di questa. Non solo i grandi amici Insieme, sono un grande artista pure. Sì, no, ma al di là di questo lo conosciamo benissimo. Il primo momento che l'ho conosciuto, ho visto in lui le grandi doti fantastiche. Sì. Secondo me il migliore che c'è per il suo campo che c'è in Italia. Allora, oltre a essere un caro amico, si riconosce come grande figlio, amico della manifestazione Insieme si può. Figlio anche nostro della. Se c'è, se ci sente, che intervenga. Pensa quanto mi costa questa partecipazione. Tutti i complimenti. Ma chi è? Gennaro Calabrese, sì. Grande amico della manifestazione. Quanto ti onora l'attribuzione appunto di questa etichetta? Siete troppo generosi, e a me stavate parlando di me, ecco, quindi. Sì, è vero. Mi messo questo. Buonasera a tutti. Gennaro, come va? Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Sì, sì. Come va, dicevamo, Gennaro? Come va? Come stai? Fai? Io sto molto bene, non per piaceria, ma il fatto di sentirvi in questo salottino tra il virtuale e il fisico, sì, sto ancora meglio, perché quando sento la voce tua, quella di Franco, mi sento sempre più a casa e mi sento sempre voluto bene, quindi non potrei stare meglio. Ascolta, tu non ci vedi, ci senti, quindi non potrai mai immaginare quanta abbronzatura c'è in Francesco Minici in questo momento. Ma lui già a dicembre aveva trascorso periodi alle Cayman, alle Bahamas, conta sua, insomma, c'è sto colore. Sì. Arrivasse Salvini, farebbe una retata, prenderebbe pure lui sicuramente dentro. Quindi, c'è da considerare pure questo. Immagino che sia abbastanza abbronzato. Sì, allora guarda Gennaro, Francesco Minici ha invitato 2000 persone, tantissime autorità quest'anno, ecco, poteva anche fare altri inviti, non poteva perché la capienza è limitata, Cartolano insomma si arrabbia perché insomma bisogna osservare certe regole. Allora chi non è riuscito a invitare, magari puoi tu supplire alla cosa, non lo so, magari qualche personaggio, ecco, che ti senti insomma di... Mi farà arrivare a Roccella. Solito venire l'ex Premier Conte e quindi ci sarà sicuramente il Premier Conte, questo sarà in dubbio. E ci sarà anche Roberto Mancini, vescovo, vincitore dell'Europeo, insomma, è una cosa molto bella e molto importante, senza problemi. Pochi vuoi altri? Ovviamente ci sarà anche Maria De Filippi. Immancabile, pensa, sì, sarò presente lì
con mio marito Maurizio, vero Maurizio? Niente, sono pure io, devo fare la seconda nota del vaccino io, però sì. Quando mi smettiamo, però ci dovrei essere pure io. E poi c'è ovviamente anche il presidente della regione Campania, De Luca, non potevo esimermi dalla possibilità di essere presente anche. Verrò con il lanciafiamme, così se c'è qualche parte del forza di milizia poco abbronzata, ci penso io con il lanciafiamme. Ok, Gennà, ti faccio salutare da Francesco, salutatemi, vai. Saluto, tra l'altro, non essendo per altri motivi, non c'è in cartellone, ma sarà dei nostri genitori. Non entrava, perché? Non c'è spazio. Non c'era spazio per me. C'ho soldi, ma Gennaro ci allieterà anche la serata 22 e ci sarà anche Gennaro Calabrese, quindi sì. Il mitico, il grande, fantastico Gennaro Calabrese. Ti abbraccio, amico mio. Ciao Gennaro. Grazie Franco, ciao Vino, ciao Gennaro. Ciao Gennaro. Benissimo. Grazie, adesso abbiamo l'assessore città metropolitana, parlavamo di sostegni prima e tra questi ovviamente l'enorme apporto della città metropolitana. C'è il dottore Quartuccio collegato con noi, dottore Quartuccio ci sente? Buonasera a tutti e a tutti voi. Buonasera. Stiamo facendo questo incontro tra il serio e il faceto, tra il sorriso e le cose serie, si parlava di uomini e donne della polizia, di problemi e prospettive, ma anche di comunicare con la gente in maniera insomma abbastanza soft, con il sorriso magari facendo sorridere la gente in questo momento estremamente bisogno. Cosa significa per la città metropolitana sostenere e anche in maniera notevole questa manifestazione così particolare, abbastanza particolare, ecco? Ah, per la città metropolitana sostenere questa iniziativa significa innanzitutto essere presenti, certo. partecipare all'iniziativa che si terrà il 22 luglio. Io sarò presente al Teatro Castello di Roccella, una location bellissima, veramente straordinaria. Per questo ringrazio Francesco Minici per l'invito che ha rivolto a me, che ha rivolto ai miei colleghi della città metropolitana, consiglio dei delegati e al sindaco. Ma sostenere questa iniziativa significa anche fare qualcosa di più, quindi cercare di capire se la città metropolitana può anche sostenere, diciamo, con un contributo economico questa iniziativa, ed è proprio di questi giorni, di queste settimane, la valutazione che stiamo facendo sulla base diciamo della valenza dell'iniziativa e della bontà dell'iniziativa. E quindi lo dicevi bene tu, il nostro compito è quello sì di stare vicino, ma è anche quello di contribuire a far ridere, far divertire, certo. far trascorrere delle ore di spensierato divertimento a tutte quelle persone che sono ancora stanche della situazione che abbiamo vissuto e che non è finita, ma soprattutto tutte quelle persone che hanno voglia, come ad esempio i nostri artisti locali che noi sosteniamo e sosterremo, che hanno voglia di ripartire e di ripartire dalla propria terra, certo. Dalla propria città. Noi in questo processo ci entriamo con lo stesso spirito di sempre, e lo facciamo con i bandi che abbiamo fatto come città metropolitana, il bando spettacoli, grazie al quale manderemo adesso degli spettacoli in alcuni comuni dell'area metropolitana, li manderemo come città metropolitana, e poi il bando dei contributi per i comuni e per le associazioni che è scaduto ieri. Quindi noi l'investimento sulla cultura lo facciamo, l'investimento sulle attività di spettacolo lo facciamo, e anche questa iniziativa rientra a pieno titolo in questo. Ripartenza che passi anche dalla cultura, un saluto da parte di Francesco Minici all'assessore Quartuccio. Io lo ringrazio infinitamente, io non avevo il piacere di conoscerlo, siamo conosciuti telefonicamente pochi giorni addietro, ma è stato fantasticamente disponibile, gentilissimo, una gradita cortesia, abbiamo buttato le basi per future eventuali idee, certo. Capisci, da condividere insieme sul territorio, e quindi sono sicuro che sarà questo foriero di grande collaborazione futura. Sì. Grazie assessore, grazie infinite. Grazie e buon lavoro assessore. Buona serata, arrivederci. Grazie. Adesso torniamo ai collegamenti, perché poi ci siamo insomma precipitate anche su altre presenze qui al nostro 60 News, ma abbiamo ancora collegato con noi Rossi? Perfetto, Francesco, ti metto in collegamento, eccolo qui con il regista Rossi. Hai seguito tutto? Vuoi ripetere? Ci fai un riassunto di quello che è stato detto per capire meglio se è vera la cosa? Allora, da dove parto? Dai ringraziamenti di Francesco o
dalla Siulpa. No, no, ha seguito tutto, ha seguito. Ok, vabbè, no, bene così, ha seguito tutto. Si può alzare la voce del monitor, no? Sì, allora alziamo un po' l'audio in studio e facciamo, mettiamo in collegamento Francesco Minici anche con Rossi. Sì, Rossi, insomma, non so se lo ricordate, ma qualche anno addietro lui è stato con Buzz sul palcoscenico. Sì. E ha fatto delle entrate fantastiche. Negli ultimi tempi si occupa, insomma, della regia, e la sua azione preferita è quella di prendermi in giro a me dalla regia ogni volta che c'è l'occasione. Mi prende in giro, non lo vedo più, ma non c'è più. No, come no? Sì, no, ci sente. Ah, ci sei? Ci sono, e vi dico che mi diverto di più a stare dietro le quinte, perché ma proprio un po' di vergogna quando mi prendi in giro, per tirare delle pugnalate alle spalle a chi non se la spiega. Abbiamo parlato di tanto, non tutto, ma meno che degli artisti, ma lo facciamo assieme con Rossi brevemente. Certo. Allora qui abbiamo sì. Se ce me lo permette, vorrei raccontare chi c'è. Appunto, facciamolo subito. Insieme. Allora, senza che io faccia elenco, dai, vai direttamente tu, Marzio, vai. Chi ci sarà quest'anno? Allora, partiamo dalla una presenza che c'è già stata. Non so quante volte questo ce lo può dire Francesco, ed è il presentatore dell'evento, ed è il grandissimo Max Laudadio. Francesco, sì. A che edizione siamo arrivati con Max? Max dal 2007 che è con noi. Perfetto. Poi ci saranno i Pampers, che conoscerete sicuramente, non hanno bisogno di grandi presentazioni, Fenomeni di Colorado, e non posso dirvelo, ma faranno una cosa grandiosa anche quest'anno. Poi ci saranno Enzo e Sal, famosi sia a Colorado che a Made in Sud. Ma anche a Roccella, perché sono venuti altre volte. Ve li ricorderò per l'interesse. Ma hanno fatto qualsiasi altra cosa e sono veramente pazzeschi. È uno dei migliori monologhisti italiani, secondo me, che è Roberto Lipari. Ho dimenticato solo Gennaro Calabrese, Antonello, ma l'abbiamo Costa. Già sentito, quindi direi che è una bomba. Antonello Costa, ho dimenticato che Antonello Costa, che è uno dei più grandi artisti italiani che abbiamo. Scusate, un lapis, un grande artista, e un artista che farà qualcosa anche per alzare l'asticella, secondo me, della serata, che oltre al cabaret, diciamo che abbiamo un numero di comicità un po' più alta, se vogliamo. Grande Rossi, lo salutiamo, sì, ci immaginiamo con lui. Con grande dispiacere, sì, ma a giorni sarà qua, quindi volendo possiamo anche invitarlo in studio. Con grande studio. Piacere, quindi. Sì. Piacere. Lui è un estimatore. Sul mangiare? Un appunto a Francesco, che riesce a chiudere un po' la camicetta. Non mi sono fatto apposta. Fatti tuoi, io sto benissimo così, perché ho caldo e va bene così. Questo qua ti comporterà pastina con l'olio quando vieni, il mangiare che ti ho promesso. Il cibo, grazie Rossi, grazie. Ciao, mi abbraccio. Ma presto, grande bacio. Giù dalle montagne, vedete qua dietro le montagne, scenderò con la mia carovana e arriverò giù. Un grande bacio a Francesco, a tuo figlio, il piccolino. Ma che bacio. Vai dal Trentino che parla, dove? Sì. Ha provato per ore e ore l'esposizione del pettorale Francesco Minici, adesso insomma ha distrutto tutto quanto. Ma te l'ho detto Rossi. Che era strano che non avesse ancora iniziato. È una puntata che non è che doveva uscire meravigliosamente bene, proprio, ecco così, qualche defianza insomma può anche esserci. Allora adesso andiamo a vedere anche questi artisti, no? Perché abbiamo dei contributi. Allora ancora dei ringraziamenti da fare, che sono assolutamente doverosi. Dovrei fare oggi o tornare? Oggi no, facciamo oggi. Mandiamo un contributo e solleviamo Antonello Costa e poi torniamo in studio, via. Arriva un attimo. Sì. Un attimino. Ok. Eccolo qui. Affacciata la finestra sto russo, o barcone rimbette sta rossa, e s'amore passione vissa, e se pazzo d'amore pessa. Se fanno una guardata, poi se ne fanno nata, senza tenere coraggio se parla. O russo quando veda rossa la vena tosse. Maestro, coinvolgici! Guarda che entusiasmo! Neanche per i pu, quando erano otto, i famosi pupù quando facevano cagare all'inizio, papà, all'inizio lì. Non devo tradurre, è facilissimo. C'è alla finestra uno con i capelli rossi o russo. Dall'altro lato c'è una con i capelli rossi e la rossa. Quando o russo vede la rossa, per l'emozione gli viene la tosse. Tutti gli uomini presenti dovranno fare la tosse. Proviamo a secco.
dice che a secco fa un po' male, ma poi col tempo dovrebbe migliorare. Mi ha detto un amico mio della Dispoli, pensa che... Oh, russo, quando veda rossa il venatos. Non è che siamo all'ospedale, bravissimi. Una tosse secca alla Fassino. Una tosse secca alla Fassino, capito? Sì, bravi. Per gli uomini basterà seguire le mani. Basta fare... Bravissimi. Gira la droga e... Maestro Mosca! Oh, russo, quando veda rossa il venatos. Ah, rossa, quando vedo russo il vena mossa. Uè, uè! Maestro, coinvolgici anche a noi! Si capisce, quando la rossa vede il rosso, per l'emozione gli viene la mossa. Tutte le donne presenti qui al centrale dovranno fare uè, uè! Poi ce lo vediamo meglio quella sera lì, no? Fantastico, Antonello Costa è il regista. Ma gli ha portato pure fortuna, Francesco? Sì. Perché? Perché ha avuto un contratto per girare un film con Maccio Capatonda, dove lui interpreterà un poliziotto. Quindi ti darà anche in cambio qualcosa, oppure così gratuitamente, oppure ha accettato di buon grado, ma non ricambia in nessuna maniera? Ricambia anche se dovrebbe darmi qualcosa da fare. Non lo so, cioè in cambio ti dà qualcosa. Oppure la tua grande amicizia. Allora ti dico una cosa. No, ti faccio questa battuta perché so che comunque ha promesso anche di tornarci a Rossella. Assolutamente sì. Ti dico una cosa che ho rivelato anche a lui. Io sono, diciamo che le punture me le fanno in faccia a me, per non dire con la faccia un po' come il sederino, sì. No, non ho vergogna di nulla. Mi mette soggezione Antonello Costa perché è un artista dalle mille sfaccettature. Lui, oltre che a scrivere, fa dei musical, canta, balla, recita, ha migliaia di personaggi, è un artista completo. Io ho soggezione di Antonello Costa. E quindi per me è stato, a parte che è una persona fantastica, di grande umiltà, veramente una persona meravigliosa. Poi è meridionale di Augusta, quindi Abbiamo ancora De Stefano. Sì, ecco, perché non l'abbiamo salutato, ci siamo precipitati, rivolti. L'abbiamo bloccato ad altri. L'abbiamo fatto apposta per inchiodarlo là in modo che restasse. No, ma anche per mettere in grassetto alcuni passaggi significativi. Sì, ma tu non avresti dovuto salutarla perché l'avremmo lasciato fino a stasera alle 8 sì. Davanti al allora. Chiaramente anche a voi altri, tra di voi altri, insomma, vi vogliate insomma un po' ringraziare perché è stato anche uno sforzo sinergico, certo, tra forze di polizia, certo. Tra sindacato, eccetera, eccetera. Quali parole rivolgere a De Stefano? De Stefano, il ringraziamento più sincero e più profondo che rivolgo a De Stefano, in quanto come persona innanzitutto, ma anche perché rappresenta quella struttura che mi ha sempre supportato nella realizzazione di questo evento e degli altri eventi sociali e culturali che abbiamo messo in campo negli anni con i vari convegni che ci sono stati, sì. Per la loro amicizia, per quella che è la politica sindacale che riusciamo a sviluppare all'interno, certo, delle strutture, senza falsa modestia, ma i numeri ci danno ragione. Siamo il primo sindacato in Italia, il primo sindacato regionale, il primo sindacato provinciale, il primo sindacato sul posto, sì, di lavoro, sì. C'è un motivo perché c'è, effettivamente lo facciamo con passione, perché siamo coinvolti in prima persona su quelle che sono le problematiche esistenti all'interno dei posti di lavoro. Diamo anima e corpo, abbiamo una segreteria che ci supporta su tutte quelle che sono le iniziative che prendiamo, e quindi lo ringrazio personalmente come amico, come poliziotto, per tutto quello che fa lui, che fa la segreteria regionale col segretario Lupia, con gli altri segretari, con Sabatino Cennamo, con tutti gli addetti della segreteria, con Franco Caraccio che è il nostro leader, sì, che sta alla segreteria, sì, 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 nazionale a Roma, e che vedremo quest'anno pure ospite come ogni anno. Quindi grazie per il supporto che dai a noi, perché avendo voi alle spalle riusciamo a dare il nostro contributo a quelle che sono le esigenze del personale sul territorio. Arrivederci a Roccella, dottore De Stefano. Sarei rimasto volentieri ad ascoltarvi anche fino a stasera, comunque, perché è una bella iniziativa quella che si sta creando, ma è stata anche una bella trasmissione la vostra, ci ha permesso di lanciare dei messaggi e noi dobbiamo sfruttare tutte queste occasioni e queste circostanze.
un saluto particolare, ma già l'ho fatto prima a Francesco. Il nostro, come ha detto, è un sindacato importante, ma è un sindacato sia a livello di rappresentatività che a livello di spessore, e questo ci consente di venire recepiti dall'amministrazione come interlocutori seri, ma il merito non è assolutamente né mio, non è di Lupia, è il segretario regionale della Calabria o del segretario amministrativo Cennemo. Il merito è della grande squadra che ha questo sindacato, perché noi ci impegniamo dal centro e facciamo quello che possiamo per tutti, ma avere persone come Francesco Minici o il collega Domenico Sita a Siderno per noi è una garanzia. È gente che ha impersonato i valori del gruppo, perché il nostro fine è soprattutto quello di promuovere dei valori e di contenere dei valori. Abbiamo uno statuto bellissimo e lo teniamo sempre presente nel momento in cui facciamo qualunque tipo di iniziativa. Un abbraccio a grazie tutti. Grazie a te, Stefano. Grazie, ciao, grazie. Giuseppe, ciao. C'è un rapporto fantastico le forze dell'ordine, l'amministrazione civica appunto di Roccella Ionica, e poi c'è anche un lavoro sinergico, un rapporto sinergico che è quotidiano anche per via insomma dei migranti, i continui sbarchi, eccetera, eccetera, eccetera. Sentite dire qualcosa a tal proposito, Cartolano? Beh, sì, intanto ritengo di potermi spingere a ringraziare affettuosamente le forze dell'ordine che davvero con grande professionalità si spendono sul territorio. Chi ha parlato prima di me ha già evidenziato il fatto che la loro attività si scontra con diciamo così una carenza di uomini e mezzi, e questo voglio dire secondo me è significativo, perché nonostante queste grandi difficoltà c'è davvero un aspetto di umanità, sì, che rende davvero fiducioso il futuro. Io prima parlavo con l'amico Francesco, cercavo di ripercorrere quelli che erano i motti delle forze dell'ordine, mi ricordo due, dei carabinieri nei secoli fedele e della polizia dello Stato sub legge libertas, che sono comunque delle frasi, dei motti significativi perché indicano il fatto che l'unica l'unica strada percorribile è quella secondo la legge, perché è quella che dà la possibilità di poter evitare discriminazione, quella che dà la possibilità di poter affermare dei principi che consentono il bene comune. E naturalmente la nostra amministrazione guidata dal sindaco Zito, ma ritengo l'intera collettività roccellese, ha sempre dimostrato un grande affetto nei confronti delle forze dell'ordine, e questo ritengo che sia significativo. Quindi un grazie alle forze dell'ordine, un grazie agli uomini della Marina Militare e della Capitaneria di Porto per tutta l'attività che poc'anzi hai citato anche tu in relazione a quella che è l'emergenza dei migranti. Fino proprio ieri sera mi sembra c'è stato l'ennesimo sbarco, uno sbarco gestito con grande professionalità da parte degli uomini delle forze dell'ordine, quindi ancora una volta grazie da parte dell'amministrazione comunale di Roccella Ionica. Le piacciono questo tipo di spettacoli, insomma, lei dal punto di vista intimistico, sì, ha una trasmissione preferita? Allora, io devo dire la verità, ho seguito quasi tutte le, ho avuto il piacere di seguire quasi tutte le manifestazioni, gli eventi, gli appuntamenti di Insieme Si Può, e ho avuto il piacere di percorrere anche quelli che sono gli eventi collaterali. Guadagnando sempre migliore file, sì, perché adesso sarà in prima fila da amministratore, quindi magari sarà partito all'ultima fila, alla prima edizione del 2001, quando è stata? L'anno prossimo facciamo sino sul palco. Sul palco addirittura! No, e devo dire la verità, ricollegandomi anche a quello, a quanto detto poco fa, vale a dire il modo di approcciarsi nei confronti della collettività, e quindi un modo simpatico, è davvero una chiave che apre molte porte. Io ricordo una serie di eventi e di spettacoli quando attraverso i vari comici si ripercorrevano le scene di un fantomatico crimine. Ah, è un delitto in scena. E si ripercorreva quello che è l'indagine. Il lavoro che svolge. E quello penso che sia significativo, perché parlando poi con un ragazzo che, se non ricordo male, era destinato a
agli istituti superiori uscendo mi disse mi piacerebbe fare questo, ed è una cosa significativa, ed è una cosa significativa. Abbiamo fatto diverse edizioni di la polizia stradale, se non ricordo male, e queste sono, diciamo così, degli eventi di assoluto diciamo così valore, che vanno tutelate. Ripeto ancora una volta, il fatto che è arrivato a 20 edizioni ha un suo significato, significa che è molto apprezzato. Il tempo è quello che è, perché se ci mettiamo a riscrivere la storia di Insieme si può, vorremmo chissà quali puntate per parlare anche di benefici. Ho un volumetto di quasi 100 pagine che racconta questo. L'altro ho il piacere di dire che siamo stati la prima, ritengo al mondo, associazione che ha portato gli studenti nelle carceri a visitare i detenuti, a portare una parola di conforto. Anche. Ricordo di aver parlato con i detenuti, ha detto che la società vi sta aspettando con le braccia aperte, riguardate i vostri propositi. Mi ascoltavano con grande attenzione. Quando hanno saputo che era un poliziotto, pensavano di essere sotto effetto degli stupefacenti. Cioè, ma è possibile che un poliziotto venga a dirci queste cose? È stata un'esperienza fantastica che ho fatto quella là. Sono stato in provincia di Lecco, sono stato nel Lazio a incontrare i ragazzi, sempre su questo, cioè il cliché è uguale, con serenità, con divertimento. Poi io sono pieno di tatuaggi, con gli orecchini, i jeans, mi siedo con loro, capisci? Parlo il loro linguaggio, certo. Mi diverto con loro e divertendoci parliamo del rispetto delle regole e di quello di come si dovrebbe comportare. Continuiamo a parlare di cose serie, serissime, ma col sorriso sulle labbra, era quello che ci siamo preposti, insomma, sedendoci qui nei nostri studi. Dobbiamo fare una cosa particolare perché siamo in chiusura di trasmissione, dobbiamo fare una spremuta, Francesco. Io cercherò di spremermi, non troppo, non vorrei avere conseguenze negative. Pensa a qualche bevanda col caldo che la vedo felice. Un altro tipo di spremuta, io quindi... No, capisco benissimo che tipo di spremuta, no, io intendevo un'altra cosa, nel senso che abbiamo anche gli altri artisti, giustamente, per par condicio da vedere, però lo faremo, insomma, cercando di coinvolgere tutti quanti in piccolissimi frammenti. Sì, delle piccole partiamo da Incessal, partiamo dove volete voi, regia, prego, gli artisti. Buonasera, signor Brenton. Buonasera. Proseguono le indagini sull'omicidio di sua moglie. Pare sia stata uccisa da 138 coltellate e da alcune testimonianze risulta che le sue urla strazianti si siano udite per tutto il palazzo per più di 2 ore. Spero che almeno sia morta nel sonno. Non lo so, signor Brenton. Me lo dica lei. Leggo che ha studiato medicina. Sì, io sono medico. Ah, qual è la sua specialità? La carbonara. La faccio da Dio. Signor Brenton, lei è un imprenditore, vero? Sì, sono anche imprenditore, sono proprietario di un'azienda di una crema idratante. E ha anche altre proprietà? Ma ammorbidisce la pelle, distende le rughe, molteplici. Sa perché è qui? Non lo so, mi chiamate la quarta volta che vengo qui, non so cosa fare. È semplice, perché quando viene uccisa una donna sposata, interroghiamo direttamente il marito. Se viene uccisa una donna single? Interroghiamo i cetrioli. Ah, ok. Cerchiamo di andare avanti, è difficile. Ci vediamo il 22 poi. Libero è una conquista, una conquista che ho avuto proprio grazie all'intervento del manager, che è Attilio De Razza, che siamo ai titoli di coda. Sì, vada velocissimamente. Allora voglio ringraziare, perché poi la partecipazione all'evento si allarga sempre di più e anche in maniera molto più fattiva e collaborativa. Per esempio devo ringraziare l'avvocato D'Acqua e l'associazione La Pigna, hanno voluto partecipare a questa manifestazione, hanno acquistato dei prodotti caratteristici da donare agli artisti, così anche una promozione culturale della nostra terra. L'associazione Scolè, dove le frasi che daremo, che abbiamo sempre, che negli anni è sempre stata la collaborazione con Scolè, le frasi che verranno date, che verranno incise sulle targhe di premiazione, sono frasi che sono state coniate, ecco, da Scolè. Quindi ringrazio Salvatore Scala e tutti quanti i componenti dell'associazione Scolè, che è un fiore all'occhiello, un vanto della nostra di Roccella. Devo dire, quest'anno ci sarà, l'entrata è gratuita come tutti sanno, previa esibizione del biglietto, ma credo che siano finiti, perché purtroppo per le norme Covid
siamo soggetti all'entrata limitata. Ma chi volesse c'è, si può fare una donazione che sarà devoluta al Fondo Assistenza Personale della Polizia di Stato, che va quindi poi ai familiari delle vittime del dovere, per altre iniziative sempre a favore di questi qua. Ci saranno, la sarà rilasciata regolare ricevute e tutto, insomma, al massimo della trasparenza. Le premiazioni, ve l'ho detto, sarà premiata Alessia Candido, il personale della Polizia di Stato. Ci sarà la commemorazione di una persona a me molto cara, ma cara a tantissimi, un grande professionista, un docente e un avvocato, che è il professor Antonio Mazzone. È venuto a mancare alla fine dello scorso anno, e ci sarà un momento particolare. Qualche lacrimuccia ci sarà anche quest'anno. Sarà fatta una cosa particolare per come meritava il professore Mazzone, un grande professionista, una persona di grande spessore morale, etico, culturale. E mi onoravo di essere anche un suo amico, e mi ha sempre onorato di particolare attenzione. Una persona fantastica, mi manca moltissimo e ci manca moltissimo. Certo. L'abbiamo fatto insieme e di concerto con la Camera Penale, fondata nel 1989, insieme all'avvocato Mario Mazza e all'amico Tonino Lacopo, l'avvocato Lacopo, con la Camera Civile Tommaso Giusti di Locri. Vorrei ringraziare un'azienda che prima si occupava che si occupa tuttora della distribuzione del materiale divulgativo di Insieme Si Può. Sì. Quest'anno ha fatto lo stesso lavoro, ma non ha voluto assolutamente nulla, ha donato l'intero importo, e non sono 100 euro e neanche 500, ve lo dico. Hanno voluto fare questo lavoro donando per intero quello che era l'importo che solitamente noi corrispondevamo a questi signori. Il Parco dei Principi ci sta dando una mano anche nelle fasi preorganizzative. Il Parco dei Principi, che è una struttura fantastica a 5 stelle qua a Roccella, ed è un esempio lampante, è un esempio produttivo di quella che era lo spirito della legge Rognoni-Lodorri, no? Cioè delle strutture confiscate o sottratte alla criminalità, ma che, se riconvertite in maniera corretta, danno posti di lavoro e danno quel segnale che intendevano i legislatori a suo tempo. Ovviamente ringrazio Telemia, Studio 54 e Radio Roccella. Telemia, che siamo cresciuti insieme, tu ne sai qualcosa, certo. Hai presentato i primi 5-6 anni, fino al 2007 hai presentato le voci che sentirete nei filmati. Francesco Sgambelluri, voglio ringraziare Pietro Commisso e Gaetano Amato, che ha fatto, ci sarà un pensiero per quanto riguarda il professore Mazzone. Gaetano Amato è un artista, un attore conosciuto più che altro per il film, per la serie televisiva La Squadra, se ricordate, su Rai 3, sì. Ma comunque è un attore che è stato presente in moltissimi film. Fatemi ringraziare la regia, Lario Di Chiera, mi ha sopportato in questi giorni per quanto riguarda i filmati che abbiamo realizzato, che sono fantastici. Tutti gli amici e i comici che vengono come ogni anno in maniera gratuita. Non vogliono, cito. E continuiamo a dirlo, sì. Una cosa, giusto. I Pampers vengono il 22. Arrivano il 22 pomeriggio e se ne vanno il 23 mattina, vengono solo per esibirsi in maniera gratuita. Roberto Liberi la stessa cosa, viene il 22 e se ne va il 23. Sono fantastici, non ho modo per ringraziare. Ringrazio te, Pino Gagliano, ringrazio l'amministrazione comunale di nuovo, l'amico Domenico Cartolano, che mi ha onorato della sua presenza. E tutto quello che non abbiamo detto, rappresentato, lo vedremo quella sera, il 22. Ho cercato di fare un elenco, ce l'ho qua, ma sicuramente ho saltato qualcuno, quindi vi prego di perdonarmi. Allora, era comunque occasione per dire quante più cose possibili, poi ovviamente l'importante è che ci si veda e si goda lo spettacolo il giorno 22. Ma prima dello spot, lo spot di Cartolano. Io prendo subito la palla al balzo per dire che il 22 si potrà sicuramente godere di un bellissimo spettacolo, portare quindi i bambini, perché si divertiranno, e sono sicuro che non si è dimenticato nessuno, ma quantomeno abbiamo la possibilità di poter avere nuovamente, ancora una volta, Franco Minigi sul palco a fare i ringraziamenti, ma sono sicuro che non avrà dimenticato nessuno, perché è una persona dalla grande professionalità, non soltanto in un contesto di carattere, diciamo così, della sua attività lavorativa, ma anche dal punto di vista umano. Ora, al di là di quelle che sono le battute, lui ha detto che ha ringraziato me per la presenza. Sono io che ringrazio lui per quanto fa, e lo dico da persona prima ancora che da amministratore. E da amministratore sono sicuro di incarnare le parole del nostro sindaco Zito, i sentimenti del nostro sindaco Zito e di tutta l'amministrazione
Giovanni, Fabrizio Chieferi, Alessandro Cianflone, Bruno Falcone, Francesco Scali, Francesco Ursino, Chiara Melcore, Paolo Circosta, naturalmente il dottor Alvaro, Teresa Nesci, Giuseppe Ursino e il Mimmo Bruzzese. Sono sicuro che incarno il sentimento di tutti quando dico una parola breve ma significativa. Grazie. Io con questi precedenti di elenco non mi permetto a farli, perché sono sicuro di fare il gaff, la gaff finale, però sono tanti che sono alternati questa sera con noi, li ringrazio tutti, li ringraziamo tutti quanti, diversi tanti, e allora ci vediamo giorno 22, dopo lo spot, quello conclusivo, Insieme Si Può, quello ufficiale che abbiamo usato per la nostra comunicazione, grazie a Francesco Minici, grazie a Domenico Gattolano, grazie per l'ospitalità. E grazie a voi per il seguito. Spot, sigla, a domani. Ciao a tutti da Gennaro Calabrese, oggi in versione Alessandro Borghese, per parlarvi di una serata davvero speciale, Insieme Si Può 2021, il 22 luglio alle ore 21. Partiamo dalla location, saremo al Teatro al Castello di Roccella Ionica, voto 10. Per il servizio, il nostro maître di sala, Max Laudaddio, assicura risate per tutti, voto 10. Il menù, infatti, è ricco di grandi portate. Eccole qui. Affaccia la finestra sto russo, o barcone rimbette sta rossa, e s'amore passione vissa, e se pazzo d'amore vessa. Mamma, me la sistemi questa cosa, non è che te la sistema, te la nasconde. A distanza di un mese, mamma, dove l'hai messa? L'ho sistemata così bene, che non la trovo più. Questo è un vizio che hanno tutte le mamme, pure la mamma delle mamme, la Madonna. Una volta Gesù gli ha detto, mamma, me lo sistemi il Santo Graal, e infatti facciovolo, che ancora c'è. Tutti noi abbiamo delle paure, e quando queste paure ce l'hanno tante persone vengono classificate poi come fobie. E ci sono le più famose, quelle che conosciamo tutti, l'aracnofobia, le claustrofobie, l'agorafobia, ma ce n'è anche di meno famose. Quindi stasera vedremo delle fobie, magari qualcuno di voi ne soffre, ma che non sono conosciute da tutti. Ad esempio c'è la belonefobia, che è la paura degli aghi. Che è il motivo per cui la sua ragazza urla quando lui si toglie le mutande. Vabbè. Dobbiamo parlare? Sì. Amo parlare? E parlamo. Ho scoperto che sua moglie annaffia le piante con l'acqua. Ovvero? E quello l'ultima volta provato con la gassosima e gerani faceva nei rutto. Deve fare più attenzione. Quanto al conto, l'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo numerosi, perché solo voi potete confermare o ribaltare il risultato. Voto 10. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.